Giovedì 4 marzo 2021, investire in 90 secondi. Facciamo partire il timer, più un pro forma perché come sai adesso è un po' più lunga la rubrica che passa da giornaliera a settimanale. La frase di oggi è carina, mi chiedete se il calendario, questo calendario, se è disponibile, sì, ce n'è ancora qualche copia, quindi se vi interessa potete farci un colpo di telefono. Mercato che oggi parte un po' negativo, oggi come vedi sono dalla postazione quella con quattro monitor orizzontali, quindi non quella mia tradizionale con i tre monitor sopra e tre sotto. Insomma, qua dipende un po' dallo spazio, dalla comodità e da come vi trovate comodi. Magari poi sulle piattaforme, visto che mi scrivete un sacco di mail su come impostare e come realizzare una postazione trading, magari poi faremo uno speciale. Detto ciò, il mercato, come dicevo, è abbastanza negativo, nel senso che in Asia abbiamo visto delle vendite abbastanza brutali. Nikkei è chiuso quasi in perdita del 3%, Hang Seng uguale, Wall Street debole. Il tema è sempre lo stesso: il mercato teme che i tassi, la politica, diciamo le politiche monetarie espansive, vadano a cozzare con una ripresa repentina che vada a generare una iperinflazione. Quindi il mercato sta temendo che le banche centrali non potranno più proseguire nella linea tracciata recentemente, quindi questo è un tema assolutamente interessante. Interessante perché anche ieri a Piazza Affari abbiamo visto come sia partita una sostanziale rotazione settoriale che è andata a premiare titoli ciclici, quindi che potrebbero beneficiare di un'eventuale ripresa come i bancari, a scapito di titoli che potrebbero invece essere penalizzati da un incremento dei tassi e quindi tipicamente le utilities. I temi di oggi sono tanti, come vedi questa è la lista che ogni giorno invio agli utenti di Prime Time. A ogni, diciamo, ogni titolo è associato un numero che è la priorità di interesse col quale io seguo, per esempio Amplifon numero 1, Inuit numero 2. Questo chiaramente perché nell'intraday è importante focalizzare l'attenzione su quei temi che ritengo più volatili, quindi in grado di fare tanta strada in poco tempo. Amplify, ad esempio, ieri ha dato i risultati, ha fatto una seduta quasi da meno 8 e quindi oggi potrebbe riassorbire o comunque essere altrettanto volatile e quindi interessante. Inuit dai numeri, nonché c'è Stellantis che ieri ha dato i risultati e quindi potrebbe in qualche modo riscontrati, quindi ogni titolo ha una sua storia, è importante insomma focalizzare e avere sott'occhio tutti i temi interessanti. In generale, insomma, i bancari dovranno confermare la forza delle ultime sedute. Abbiamo come tema interessante anche gli energetici, c'è l'OPEC. E quindi va seguito chiaramente tutto il mondo energy con grande interesse anche intorno al mondo cripto. Il Bitcoin è fortissimo, di nuovo in area 50.000, è evidente che ogni storno adesso sembra un'opportunità per acquistare, sembra francamente ci sono dinamiche diverse rispetto al passato dove c'erano sostanzialmente solo retail, invece adesso sembra che le coperture avvengano anche in maniera più, diciamo, cospicua da investitori diversi dai retailer. Detto ciò, direi che ci andiamo a concentrare adesso sull'azione, sui mercati e a cliccare un po'. Ti auguro un'ottima giornata e ti do appuntamento ai prossimi video.